Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, nato a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, a 5 anni, si trasferisce con la famiglia a Milano. Frequenta per 2 anni la facoltà di Scienze Agrarie dell'Università degli Studi di Milano, per poi lasciare e conseguire nel 1981 il diploma presso la Civica Scuola d'Arte Drammatica del Piccolo Teatro di Milano. Negli anni 70, studente del Liceo Scientifico Luigi Cremona di Milano, fu attivista di Avanguardia Operaia, alternando l'impegno politico con la passione per il teatro e incominciando a recitare al Centro Sociale Leoncavallo. Rivelatosi molto bravo, la sua insegnante del Piccolo Teatro di Milano gli consigliò di giocare la carta della comicità. Un lutto improvviso ha colpito Claudio Bisio, famosissimo attore e conduttore televisivo. È stato lui stesso ad annunciato su Instagram, con un post molto commovente. Bisio ha pubblicato una foto della persona scomparsa, con una dedica. Il post ovviamente ha raggiunto migliaia di persone, grazie ai like ricevuti dalla foto e dai commenti. Sul suo account Instagram, Claudio Bisio ha pubblicato un messaggio d'addio per Franco Ravera, attore scomparso nelle ultime ore. Oltre ad essere un suo collega, Ravera era anche un grande amico di Claudio Bisio. Sul popolare social network, l'attore e conduttore di Zelig ha scritto: «Ciao Franco, se n'è andato uno dei migliori attori che io conosca, nonché un amico». Il suo post ovviamente ha raggiunto migliaia di persone. Molti hanno pubblicato messaggi di cordoglio per l'attore scomparso. Ravera è scomparso all'età di 62 anni a causa di una malattia che ha combattuto a lungo e che aveva tenuto nascosto ad amici e colleghi. La notizia del decesso risale al 31 maggio 2022 ed è emersa in seguito ai ricordi pubblicati da amici e colleghi sui social. In queste ore, infatti, molti piangono la sua scomparsa, in particolare Claudio Bisio.